Il mazzo di Ferrara con Riccardo Fiammozzi. Allora, innanzitutto complimenti, e una vittoria qui vale tanto. Sì, vale tanto per il morale, siamo veramente felici di come è finita la partita. L'abbiamo preparata molto bene in settimana e sono stati 3 punti veramente sudati, pesanti, e siamo molto, molto contenti. Riccardo, il più bel Frosinone del girone di ritorno, secondo te? Non lo so se è stato il più bello, sicuramente è stata una bellissima partita fin dal primo minuto, a viso aperto, giocata su tutte e 2 le squadre, con varie occasioni sia per loro che per noi. E, abbiamo avuto il merito e la bravura di sbloccare la partita, anche se comunque loro avevano creato qualche palla gol col palo, eccetera. Però penso che sia un grande risultato. In ottica promozione, in ottica campionato, quanto pesa vincere qui a Ferrara? No, pesa, ma secondo me ci sono tante partite che possono darci ancora il là, diciamo, perché ne mancano 10, non è che ne mancano 2-3 che i giochi si possono essere decisi, insomma, quindi ci sono ancora 10 partite molto difficili, perché comunque affronteremo squadre che hanno magari obiettivi diversi, ma comunque saranno molto molto agguerrite. E quindi sì, è una grande vittoria questa, però dobbiamo stare con i piedi per terra. Riccardo, ci racconti le battute finali della partita, quanto è stato bello il tuffo sotto la curva oggi in trasferta, erano oltre 1000 tifosi del Frosinone, quanto è bello giocare con questo entusiasmo, con questa carica? Sì, è stato veramente uno spettacolo vedere questi tifosi che ci sostenevano fin dal riscaldamento, e è stato molto bello esultare alla fine con loro. Adesso il prossimo impegno è ancora qui in Emilia-Romagna, a Cesena, venerdì sera. La vittoria di oggi potrebbe pesare, potrebbe farvi affrontare la partita da capolista con un pizzico di timore più, oppure per il prossimo non cambia niente? No, assolutamente non cambia niente, non cambierà niente. Siamo un gruppo di ragazzi con la testa sopra le spalle che sa quello che deve fare, quindi sicuramente è una vittoria bella così, per carità, però non cambia la nostra mentalità. Proprio come dicevi prima, la Serie B è un campionato molto particolare, dove il Trapani ultimo in classifica può andare a vincere a Benevento, come il Pisa può fermare il Verona in casa. Quindi adesso ancora più attenzione alle squadre con le squadre che sono in fondo alla classifica, sbaglio? No, non sbagli, ma la mentalità e l'atteggiamento deve essere lo stesso in tutte le partite. In queste penso che venga da sé, però come hai detto tu, magari affrontare le squadre che hanno obiettivi diversi con la stessa mentalità che si affrontano in questo caso Spal o Verona, quindi ogni partita può dare 3 punti e questo è quello che conta. L'ultima domanda riguardo il gol di Daniel Ciofani, che hai servito tu, Daniel, nello stretto. Avevi visto il movimento di Daniel, schema provato in allenamento, come è andato il gol? No, sinceramente è stata un'azione distinta, nel senso che magari avrei potuto servirlo prima, poi la giocata si è chiusa, allora sono rientrato e l'ho visto lì libero e gliel'ho data, e poi lui è stato bravo a incrociare. Complimenti, adesso. Grazie.